Allora, tu sei? Alessia. Indirizzo? Scientifico. Ok, quale traccia hai scelto? La C1, che parlava di Rita Levi-Montalcini e sull'imperfezione che essa dice ha trovato, comunque, cioè i suoi studi non sono stati perfetti e comunque ha trovato un senso. A una sorta di elogio dell'imperfezione. Sì, esatto, elogio all'imperfezione, l'hanno messo. Che giudizio avete su queste tracce? Erano un po' attese? No, attese in realtà no, forse solo Pirandello, perché ci sta che era da tanto che non usciva, però no, le altre no, in realtà io non me l'aspettavo. Una buona sensazione questa prima prova? Non lo so, dai. Jaopo. E indirizzo? Alberghiero Vasari. È un po' difficile, molto difficile la maturità. Sì? Sì, però dai, ci si può... Ok, quale traccia hai scelto? Ho scelto una traccia, la tipologia A, su Ungaretti. Oh, ve l'aspettavate Ungaretti? Sì. Cioè, io personalmente sì. Ok, quindi sei stato contento che ci fosse alla fine? Sì. E in generale, diciamo, fra i tuoi compagni, eccetera, che tipo di tracce sono piaciute? Allora, alcuni hanno scelto la tipologia C, alcuni la B... Però maggiormente io direi che so hanno messo tutti là. Ok, quindi l'analisi del testo alla fine ha trovato consensi. Domani cosa vi aspetta? Domani ci aspetta una prova, sempre d'esame, su indirizzo, quindi il mio indirizzo sale vendita. E Giulia, indirizzo? Scienze applicate. Oh, allora, qual è stata la tua scelta? La mia scelta sulla traccia, la tipologia B3. Era un tema sul silenzio, quindi sempre tema argomentativo, solo tema sul silenzio. Senti, in generale nella tua classe quali sono stati quelli più apprezzati? La tipologia C, penso, sì, tipologia C, C1 e C2. Erano tracce che in qualche maniera vi aspettavate? Qualcuno di questi temi l'avevate? No, nemmeno uno, nemmeno uno. Noi ci si aspettava la violenza sulle donne e anche il delitto Matteotti, perché appunto c'è la ricorrenza dei 100 anni. Nemmeno uno. Okay. Nemmeno l'intelligenza artificiale, c'erano i social ma non l'intelligenza artificiale. Però erano, secondo voi, affrontabili? No, erano facili. Cioè, okay. Secondo me c'erano alcune un po' più complesse, però erano abbastanza semplici. Affrontabili? Sì, esatto. Giulio. E quale sezione, quale indirizzo frequenti? L'agrario. Ok, quale hai scelto? Ho fatto la C perché mi sembrava quella più giusta per me, diciamo. Ok, quale dei due argomenti della tipologia C? La C2, quindi sull'importanza di avere un diario. Come vi sono sembrate queste tracce? Ma diciamo, per quanto ci si aspettava, pensavo fosse peggio, dai. Domani? Domani gestione ambiente e territorio. Allora, in bocca al lupo. Sì.